Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi voglio parlarvi di Moto Z 2 Play, il successore di Moto Z, il fortunato smartphone modulare di Motorola. Moto Z 2 Play vanta un display Super AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione Full HD e una scocca in metallo, accompagnata dal vetro Gorilla Glass posto sulla parte anteriore. I suoi 6 mm di spessore permettono di ospitare il processore Qualcomm Snapdragon 626, la GPU Adreno 506 e 4 GB di RAM. La memoria invece è da 64 GB, espandibile tramite microSD, mentre la batteria è da 3000 mAh. Presenti naturalmente il supporto alle reti 4G LTE, il Wi-Fi, il Bluetooth 4.2 e l'NFC, così come il connettore USB Type-C. Il comparto fotografico invece è affidato ad un sensore da 12 megapixel con apertura f1.7 e due flash LED, mentre la fotocamera frontale è da 5 megapixel. Il sistema operativo infine è Android 7.1.1. Eccolo qui il nuovo Moto Z 2 Play che si contraddistingue rispetto al suo predecessore per la parte retrostante che non è più in vetro, ma adesso abbiamo un bellissimo metallo satinato, dà un feeling veramente spettacolare, non scivola, ha un bel grip, secondo me è una bellissima trovata. L'unica cosa che assomiglia tantissimo o è identica al suo predecessore è il sensore della fotocamera che sporge, guardate come sporge di tantissimo rispetto ad altri smartphone. Questo mi spaventa moltissimo perché io una piccola righina gliel'ho già fatta, ma nella parte bassa, quindi non compromette la qualità della fotocamera. All'interno della confezione troviamo però anche questa piccola cover sempre magnetica che si attacca direttamente sui pin, ne rovina un pochino l'estetica a mio avviso, però serve per proteggerne sia la parte retrostante ma anche i pin, in modo che non si sporchino e rimangano sempre puliti e pronti per l'utilizzo. Il display ha un'ottima luminosità, non mi dispiace per niente, abbiamo una risoluzione Full HD come dicevamo prima nelle caratteristiche tecniche. Guardiamo velocissimamente i tasti, il tasto in basso è dedicato all'accensione e spegnimento dello schermo, poi abbiamo il bilanciere del volume separato, sulla parte superiore abbiamo il carrellino per le due SIM e la micro SD, e questa è una figata perché in tantissimi telefoni bisogna scegliere o la doppia SIM o SIM con aiutami con micro SD, brava, quello. Sulle parti basse invece troviamo sempre il Type-C e il connettore, il jack per le cuffie. C'è una cosa che manca, non è che non ci vedete bene, ma manca realmente, è lo speaker, che però è stato inserito all'interno della capsula auricolare. Vi faccio sentire qualcosa direttamente su Spotify per farvi sentire che non è molto, molto elevato il volume. E infatti questa è una piccola pecca, ma serve per contenerle le dimensioni perché è veramente sottilissimo, meno di una matita. Sapete cos'è una matita, vero? Si usano ancora. Si usano? A posto. Ecco, quindi vi ho dimostrato che la capsulina auricolare è l'unica parte da dove esce il volume, ma non temete, perché come dicevamo prima la parte retrostante ha questi pin, potete attaccarci direttamente uno dei Moto Mods. Questo è un Mods nuovo, quindi il JBL Sound Boost 2, che costa 99 euro. Aiuto! Come potete sentire, innanzitutto, zitto un attimo tu, come potete sentire il passaggio dall'audio dello smartphone all'audio dello speaker è praticamente immediato, questo perché ci sono questi fantastici pin che servono per trasmettere i dati immediatamente. Il Sound Boost JBL ha inoltre un piccolo stendino in metallo, a parte avere un colore sfighissimo, ha un piccolo stendino in metallo che serve per farlo rimanere in questa posizione, vedete?
JBL Sound Boost è molto spesso un po' pesantuccio, però devo dire che in questo modo potete totalmente eliminare lo speaker esterno, soprattutto, che ne so, se andate in vacanza e siete in albergo da soli come dei cani tristi. Non sto parlando, ma che vacanze fanno? Non sto parlando te? Di me stessa quando vado a fare i presture, ve lo dico. L'ho utilizzato anche per guardare un film, quindi stavo guardando Okja su Netflix e devo dire che l'audio si è sentito molto bene. L'ho appoggiato con lo stendino direttamente sul letto e mi sono guardata il film, che mi è piaciuto tantissimo. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, è molto fluido, non ho mai trovato nessun tipo di rallentamento, anzi il telefono va benissimo. Se volete vi faccio subito vedere, apriamo un bel po' di app, così vediamo come avviene il passaggio tra una e l'altra. Devo dire che però non ho mai avuto nessun tipo di rallentamento, devo essere sincera. Infatti mi sono trovata molto molto bene, nonostante alcuni dicano che Snapdragon 626 sia un pochino, diciamo così, datato. Non mi sembra lento, vero Erika? Cioè mi sembra, no, che vada anche abbastanza, no, assolutamente. Abbastanza fulmineo, anzi. Questo è il nostro sito, vedete, si scorre molto facilmente, non dà problemi, anche... Secondo me è un ottimo telefono di fascia, diciamo anche alta. Per quanto riguarda invece, passiamo subito alla fotocamera perché mi interessava farvi vedere questa cosa molto curiosa, la stavo mostrando anche prima a Erika. Entriamo subito nella modalità fotocamera, andiamo a scattare una foto al buon JBL. Guardate com'è la qualità in questo momento, prima dello scatto. Quando invece rientro nella modalità, nella galleria, la qualità è totalmente diversa, quindi lo schermo, il display mostra una roba totalmente differente rispetto a quella che ha fatto, che ha fotografato. Infatti inizialmente dicevo, ma non mi piace tanto la qualità, lo dicevo prima di scattare la foto, perché in realtà la qualità fotografica è ottima. Guardate qui, abbiamo per esempio, stavo fotografando prima un BlackBerry che stiamo provando. Vediamo delle altre foto da mostrarvi. Ecco, per esempio qui stavamo registrando Tech Princess TV con il buon Max. Questa è la qualità con contrasti molto elevati perché abbiamo una luce con esposizioni diverse, quindi qua abbiamo una luce molto forte. La gestisce abbastanza bene, ma non benissimo. Però devo dire che la fotocamera è decisamente soddisfacente, anzi non c'è da lamentarsi. Ecco, invece i selfie vengono fighissimi. Vengono molto molto bene, soddisfacciano senza problemi. Soddisfacciano. Altra cosa che volevo far vedere è il nuovo sensore per le impronte digitali. Se vi ricordate bene, il precedente modello aveva un quadratino molto piccolo che non faceva nient'altro che rilevare le impronte digitali. Adesso abbiamo anche le gesture che funzionano bene finché siete concentrati. Appena vi deconcentrate un pochino finisce tutta la magia, per un semplice motivo: facendo swipe a destra vengono aperte tutte le app, invece facendo swipe a sinistra tornate indietro. Infatti, se notate, io non ho più il tasto home, il tasto multifunzione e il tasto back, perché viene sostituito tutto dal nuovo sensore. Io se torno indietro riesco a tornare indietro, se mi confondo un attimino e rimango un po' di più sul sensore, torno direttamente al menu principale. Quindi questa cosa ogni tanto è frustrante, soprattutto se state utilizzando lo smartphone molto velocemente. Quindi facendo questa cosa qua ogni tanto non torna indietro ma torna nel menu, e questa cosa mi dà un sacco fastidio. Poi se lo teniamo schiacciato si blocca lo smartphone. E così si risblocca. Devo dire che il sensore fulmineo non dà nessun tipo di problema. Altra cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è, vi faccio vedere subito, non abbiamo leddino di notifica, quindi per poter vedere le notifiche dobbiamo passare la mano. In questo modo ci viene mostrato tutto ciò, ci viene mostrato l'ora, la carica della batteria e le notifiche. C'è un piccolo problema, vediamo se lo fa adesso, molto spesso lo fa anche passando semplicemente sul lato. L'ho fatto vedere prima Erika, ha funzionato, adesso non lo fa più. Eccolo,
non ho passato sopra la mano, ma lui in ogni caso ha rilevato qualcosa. E questa cosa è un po' particolare perché continua ad accendersi anche quando non passate la mano sopra e vi distrae tantissimo. Io ho una concentrazione che è pari a zero e ogni volta che mi avvicino, ecco, avete visto? Ogni volta che mi avvicino anche per sbaglio allo smartphone senza passarci sopra, lui si illumina in questo modo e mi dà un sacco di fastidio. Uffa! Oh, come sei lamentosa! Ah, che fatica! Che cacchio! Comunque, concludendo, prima di passare ai pro e contro, voglio raccontarvi qualcosa dell'autonomia che ha veramente dell'incredibile. Per avere un device così sottile si è dovuto tagliare tantissimo sulla batteria. Nel modello precedente avevamo un 3000, nel modello precedente, ovvero nel Z Play, avevamo 3500 mAh di batteria, qua ne abbiamo solo 3000 ed ero super arrabbiata quando l'avevano presentato perché ho detto come diavolo è possibile diminuire così tanto. Invece devo ricredermi perché ogni tanto mi capita di non ricaricarlo la notte, svegliarmi il giorno successivo, avere ancora un 20% di autonomia. E Erika può confermare, io utilizzo lo smartphone in una maniera... Come uno schiavo. Quindi autonomia straordinaria, strabiliante, tutto superlativo, perché io non potevo credere ai miei occhi la prima volta che l'ho utilizzato. Ho detto vabbè, andando avanti qualche settimana sicuramente l'autonomia della batteria scemerà e invece nessuno qui è scem. Era così. Va bene. Quindi ottima autonomia, ottimo smartphone, ragazzi, mi sta piacendo veramente molto. Il fatto che si possano utilizzare anche i mod vecchi, quindi vuol dire che non è stata abbandonata la cosa dei mod, mi fa molto piacere. Ci sarà nei prossimi mesi anche il mod per il gaming, che abbiamo già provato, quindi magari andate a vedere il video che abbiamo fatto durante le tre. Prima di concludere il video facciamo un breve riassunto tra pro e contro di questo Moto Z2 Play. Innanzitutto il design è super fighissimo e molto robusto, il vetro è stato sostituito con l'alluminio come potete vedere qui. Inoltre è uno smartphone molto molto sottile, per avere questo tipo di sottilitudine, di sottigliezza è stata sacrificata un pochino la batteria che adesso da 3000 mAh però è ottimamente ottimizzata, vabbè, si è capito. Altro tra i pro, la fotocamera frontale permette di fare dei selfie di super pregio, soprattutto illuminati grazie anche al dual flash LED. Attenzione signore e signore, questo smartphone è doppia SIM ma senza sacrificare lo slot per la micro SD, non è minimamente da sottovalutare. Altra cosa, Moto Z2 Play è resistente all'acqua con certificazione IP68, ciò mi rende davvero davvero felice. Ultimo pregio assoluto di questo Moto Z2 Play, così come il suo predecessore, è la compatibilità con i mods, che anche questa non è da sottovalutare perché ce ne sono tantissimi in arrivo e sempre più belli e sempre più funzionali. Passiamo ora alle... Ta-da-da-da! Queste sono le note dolenti. Note dolenti di questo Moto Z2 Play. Come vi ho fatto vedere prima, le gesture, hai sentito? Le gesture del tasto centrale sono così così, funzionano molto bene, ma se vi distraete giusto un attimino farete un casino terribile. Un altro contro è che non c'è il leddino di notifica sulla parte frontale, ma abbiamo il fatto che il display si risvegli passandoci sopra la mano. Funziona ogni tanto fin troppo bene, ogni tanto non funziona, ma questo ve l'ho fatto anche già vedere, quindi scegliete voi. La sottigliezza di questo smartphone fa sì che oltre ad avere una batteria più piccola abbiamo anche un solo posto, luogo per far uscire l'audio, che è la capsulina qui sul fronte. Questo infatti fa sì che l'audio non sia potentissimo perché non esce da nessun'altra parte, solo e soltanto da questi microfori qua. Quindi così così. Mi sento di mettere tra i contro anche il prezzo, che forse è un po' altino se paragonato ad altri smartphone che gli somigliano molto, quindi abbiamo un 100 euro in più. Secondo me l'unica cosa che ne giustifica realmente l'acquisto rispetto ad altri è il fatto che abbia i mods, quindi ne completano, anzi ne elevano di più il tipo di utilizzo, ma soprattutto l'espansione, l'esperienza, perché tra il modulo Hasselblad, il gamepad che uscirà
brevissimo, oltre al JBL, al proiettore, al power bank, ne arriveranno anche degli altri. Non sappiamo bene quali saranno, ma arriveranno, quindi secondo me assolutamente meritevole. Moto Z2 Play quindi si rivela davvero un ottimo smartphone che ci piace tantissimo, e ovviamente se avete qualsiasi domanda su questo device scriveteci, contattateci, mandateci i piccioni viaggiatori che saremo felicissime di rispondere alle vostre domande, io perché l'ho utilizzato davvero con grande intensità. Ricordatevi comunque di andare a vedere degli altri video che vi proponiamo perché siamo simpaticissime, volevo dire bellissime ma no, siamo simpaticissime, bravissime, divertentissime, quindi i nostri video sono sicura vi piaceranno. Lasciate tanti like, tanti commenti, condividete il video, fate un po' quello che vi pare, basta che continuate a seguirci e fatelo sapere anche a tutti i vostri amici. Va bene, baci, ciao!